Il mio entusiasmo non cala. La cosa che mi ha reso molto più contento è la coerenza tra ciò che abbiamo, che sono stati gli allenamenti di settimana e quello che abbiamo dichiarato in conferenza stampa. Quindi noi continuiamo a dimostrare che ci crediamo. Ovvio che secondo me non è più una costante il fatto che si dica che chiunque gioca contro di noi non è il solito Sassuolo, non è la solita Atalanta, non è il solito Cagliari. Vuol dire che noi abbiamo dei meriti a preparare le partite e a interpretarle. Oggi brava la squadra e oggi credo che forse sia stato poco demerito nostro, forse ci è mancato un pizzico di sfortuna perché le occasioni le abbiamo avute e soprattutto non abbiamo fatto vedere giocatori del calibro di Matri, di Berardi e altri. Bravo anche Capezzi dopo un tot di partite a rientrare, a contrastare un giocatore importante come Duncan, e quindi sono molto contento e adesso stacchiamo giustamente e poi ci metteremo nella condizione di preparare una partita contro il Napoli che sulla carta sembra impossibile, ma proprio per questo è molto molto interessante. E questa è la bellezza del lavoro di un allenatore. A me non piace mai mettere le mani avanti, magari può nascere l'occasione per trovare nuove opportunità e l'interpretazione di nuovi giocatori. Perché era giusto secondo me concedere, in frutto anche della preparazione della partita, dove volevamo in qualche modo avere dei giocatori che potessero sia contrastare i loro difensori centrali sulle palle alte, anche se poi non è una caratteristica propria di Simi, lui è un giocatore che nonostante l'altezza ama comunque svariare e fare dei tagli a divergere, a convergere, però si stava allenando come sempre fa in maniera importante, man mano che sta con noi capisce anche il gioco e sta prendendo fiducia, quindi non era ancora il giocatore che aveva avuto la possibilità di iniziare. Sì, mi è piaciuto per il lavoro che ha fatto, è chiaro che poi mi aspetto anche in futuro miglioramenti sia sotto porta sia nella finalizzazione, ma sono contento perché puntiamo anche su di lui. Sì, ma tutto può, se tu avessi fatto 6 punti l'Empoli vinte 2 partite significava niente, ce l'eravamo già detti. È chiaro che dopo 2 partite del genere secondo me non abbiamo raccolto per quanto abbiamo dimostrato e forse per quanto abbiamo meritato sul campo o ai punti, ma ai punti il calcio non si gioca, quindi conta chi fa gol. Ad oggi le 2 partite del doppio turno casalingo hanno dimostrato che tu hai raccolto un punto, hai accorciato un punto dall'Empoli, adesso ci saranno le altre e vedremo. Sì, peccato perché da come ho detto anche prima abbiamo perso una grande occasione oggi, secondo mio parere abbiamo fatto una grande partita contro una signora squadra, loro non hanno avuto occasioni, come hai detto tu abbiamo avuto 3-4, peccato perché potevamo accorciare a 6 punti dall'Empoli, però guardiamo avanti e cerchiamo di fare in tutte le partite più punti possibili, fino alla fine. Sì, sarebbe aperto tutto, ma anche nella partita precedente col Cagliari loro hanno fatto 2 tiri, 2 gol, cioè non hanno avuto occasioni, cioè è dura perché non stiamo giocando male, anzi stiamo giocando molto molto bene, solo che non riusciamo a fare gol e quindi veniamo penalizzati sempre, quindi niente, guardiamo avanti e speriamo che davvero si faccia punti nell'altra partita. Sì, è la verità, all'inizio ho avuto un sacco di difficoltà, dico anch'io, alla categoria, poi pian piano, giustamente non è la Serie B, dove potevamo andare tutti in avanti, qua, da come vedi, alla prima occasione ti fanno male, e quindi bisogna sempre guardarsi un pochino le spalle a volte. Quindi, però sì, fisicamente sto bene e niente, mi sono rimesso a posto.